come la possiamo definire? Una riunione tra amici, quello che accadrà il prossimo sabato qui al Cromie? Sì, una vera riunione d'amici perché Vasco ha svelato il segreto che abbiamo tenuto segreto per più di un mese, non è stato facile, che in questa serata straordinaria Vasco si tornerà a cantare e questa è una notizia del giorno, quindi non è più segreta neanche questo, ci sarà anche la band, alcuni elementi della band storica. Oltre a questo ci sarà solo in esclusiva per questa serata, ci saranno alcuni dei migliori DJ del nostro paese, tra cui Tommy V e Daddy's Groove, che lavorano per David Guetta, che remixeranno i brani più belli della carriera di Vasco. Quindi è uno show straordinario, con un Vasco Rossi che ritorna sul palco a cantare in un club, una sua, come dire, una sua ripartenza da dove aveva cominciato, cioè nelle discoteche, perché Vasco nasce come DJ. E ecco, questo devo dire è un regalo che Vasco fa alla Puglia. È in una forma strabiliante, qualche giorno fa abbiamo fatto le prime prove, voce e chitarra, e io che lo conosco ormai da 25 anni ho avuto la pelle d'oca, una interpretazione, una voce bellissima, quindi voglio dire, chi ci sarà avrà un'esperienza indimenticabile. Tra l'altro voglio dire che chi vuole comprare gli ultimi biglietti, i punti vendita sono su Ticket One e Booking Show. E i cancelli si aprono l'8 settembre alle 11 di sera, poi chiaramente faremo, se ci sono gli ultimi biglietti, non so, 50-100 biglietti, anche botteghino, perché di solito si fa così Certo. per gli ultimi che arrivano, e penso che il botteghino sarà aperto nel primo pomeriggio, già alle 2 o 3 del pomeriggio, per non creare problemi anche di ordine pubblico. Per il fan club alle 8 di sera ci sarà una grande sorpresa, quindi i fan pugliesi non solo che hanno la tessera del fan club avranno una sorpresa eccezionale e si esibirà tra le altre cose una tribute band di Vasco, la Combricola di Vasco. Lo spettacolo sarà così, inizia a mezzanotte con i DJ che remixeranno per circa un'ora le canzoni più belle e a l'una, boom, apparirà. È Vasco in tutto il suo splendore. Noi ci saremo, saremo un po' protagonisti perché in qualche modo ci sentiamo protagonisti di questo evento. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Accetta da parte mia, rappresentante della parte giornalistica della Puglia, un ringraziamento caloroso e naturalmente un invito a restarci, a fare qualcosa per noi. Lasciami passare il termine perché sai che Taranto soprattutto vive un momento particolarissimo. Io ringrazio i nostri telespettatori, è valso la pena ascoltarti, sarà più bello vederti all'opera e in bocca al lupo per i tuoi successi e per quelli di Vasco. Crepi e grazie a tutti. Ciao.